sono Carmine, il mio amico Peppe, siamo in viaggio per conto di Check-in Architecture. La destinazione a noi assegnataci è Pescara, dove si svolge in questi giorni il Festival del Cinema. La tematica importante sarà quella di capire in che modo il mito convive con il cinema e in che modo il mito convive con il reale. Attraverso un linguaggio unico, che è quello del Mediterraneo, che racchiude in sé vari concetti, una sorta di matriosca dell'architettura e del cinema. Impressioni sul festival che si sta svolgendo qui a Pescara? Il festival appena iniziato, è iniziato ieri pomeriggio con la presentazione di una mostra fotografica di un importante regista che è Vittorio Cottafavi, Alexaurum, all'entrata appunto della città. Dopodiché si è spostato subito al centro, nel Cinema Massimo, una sorta di multisala di vecchio stampo, non multisala di adesso, di plastica, tipo Cineplex, ma una vecchia multisala, dove appunto si sta svolgendo il Festival Atlantide, diretto da Enrico Ghezzi. Diciamo che è il festival si sta svolgendo sull'onda lunga di Fuori Orario. Il mito nel cinema, il rapporto che c'è tra il mito e il cinema. Fondamentalmente credo che il cinema debba essere uno strumento appunto per rievocare un mito, qualcosa che sia anche una storia vera, ma anche appunto una rievocazione di un passato, può essere leggendario o anche reale. Questo mi ha fatto pensare adesso di nuovo al dittico, al film, io lo chiamo sempre al film, non ai due film, perché mi sembra che sia fortissimo. Il fatto di aver, tu trovi, dice prima avevo avuto incontri fuggevoli con Antonioni, lo trovi perché, con qualche peripezia, perché è morto, è fermo, è lì, questa volta lo trovi, e nello stesso tempo lo perdi subito e vuoi perderlo subito, no? E poi lo trovi e te ne vai da un'altra parte, seguendo una curiosità che poi era la cosa più affascinante di Antonioni, era la sua curiosità, il suo bisogno di essere altrove, ha sempre fatto un cinema fuori, no? Fuori dai luoghi che mostrava, dalle stesse. E quindi ho trovato molto precisa questa situazione nostra stessa, spettrale, divisa. Grazie. Grazie a tutti. Grazie e alla prossima. Ciao. Ciao Peppe.